Ciao a tutti e buongiorno. Allora, oggi è il 31esimo giorno. Ieri, 30esimo giorno, ho caricato il mio video della rinascita che molti di voi hanno visto, avete condiviso e sono contentissima che vi è piaciuto e sapevo comunque che avrebbe fatto emozionare molte persone, ma non fino a questo punto. Quindi ha veramente addolcito il cuore anche di molti che criticavano, che erano un po' contrari al digiuno. Ho visto che è riuscito pure ad addolcire il cuore di queste persone, quindi sono veramente felice. Non c'è neanche bisogno di dirlo, oggi sto molto bene, sto facendo una passeggiata qua in paese, volevo andare un pochino al mercato a prendere un po' di scorte di frutta, verdura, qualcosa che mi può servire per questi ultimi giorni di digiuno, perché ormai siamo agli sgoccioli. Allora, quella notte, la notte del 28esimo giorno, ovviamente non c'è il mio video diario. La notte del 28esimo giorno mi è cominciato un dolore a un ginocchio, non so se era infiammato, cosa, forse perché ho corso tutto il giorno per le campagne vicino al fiume, non lo so, perché con tutta quell'adrenalina mi sono mossa veramente tanto dopo tanti giorni che ero bloccata a casa e forse questo ha fatto un pochino infiammare l'articolazione, non lo so sinceramente, ma ho avuto un dolore cane tutta la notte, ma ha durato solo 4 ore, cioè tutta la notte. Allora, ho avuto un dolore cane tutta la notte, però dopo che ho dormito mi sono svegliata non c'era più niente. E da allora, ieri, un pochino di mal di testa ancora, oggi niente, nulla, però sono dolori che vengono un pochino e passano veramente subito quando c'è luce. Quindi, come potete vedere, sto anche meglio dell'altro giorno perché ormai l'energia è salita, non torna più indietro. Un'altra cosa da fare per oggi è raccogliere le arance perché io ho finito la mia piccola scorta. Non ho a disposizione le arance che prendo di solito nel giardino vicino casa perché non sono proprio a casa. Quindi qua, semplicemente per la strada, abbiamo arance. Ora io vado là che ce ne sono di più. Me le vado direttamente a raccogliere. Anche questo per me è fare la spesa. Prenderle da qui. E sono del tutto abbandonate, infatti se vedete molte sono a terra, anche qui, perché nessuno le prende. Quindi noi facciamo opera di beneficenza per queste belle arance che vogliono essere mangiate, ma io non ci arrivo neanche a prenderle. Ta-da! Ora ne raccolgo un po' e ci vediamo dopo.